Buonasera e benvenuti. Buonasera. In questa splendida cornice vi diamo il benvenuto al concerto della Giovine Orchestra d'Arenzano Incontra la Danza, organizzato dall'Accademia Musicale di Arenzano. Desideriamo ringraziare il Comune di Arenzano e l'Assessorato alla Cultura, che come ogni anno è parte attiva nella realizzazione della stagione concertistica estiva di Ama, in questa meravigliosa location, come si dice oggi, nel cuore della città. Questa sera suonerà per noi la Giovine Orchestra di Arenzano, che quest'anno compie i suoi primi 3 anni di vita. Assieme alla nostra orchestra completerà lo spettacolo il giovane corpo di ballo della scuola di danza IDEM, altra eccellenza arenzanese, diretta dalla bravissima maestra Alessandra Zaniratti. È un progetto fortemente voluto da Ama, che da 3 anni si pone come obiettivo la realizzazione e la crescita artistica dei giovani talenti, creando reti di collaborazione con le eccellenze del territorio e oltre. E vista l'occasione, mi premeva invitare sul palco il sindaco di Arenzano. Buonasera a tutti. Benvenuti a questo spettacolo dell'Accademia Musicale di Arenzano, che tutti gli anni presenta almeno un paio di spettacoli in estate qui a Villa Figoli. Quest'anno mi fa molto piacere che sia con la Giovane Orchestra e con la scuola IDEM. Sono qua dietro pronte a salire. Ci sarà anche un altro spettacolo il 27 di luglio, Carmina Burana, quindi una produzione di nuovo col maestro Bariani, che in questo momento non vedo perché sembra la sua apparizione scenografica dopo. E quindi buona serata a tutti, buon ascolto e grazie di essere qui, grazie ad Ama, grazie alla scuola IDEM. E quindi è venuto il momento di illustrarvi un attimo quello che andremo ad ascoltare nella prima parte del programma. Inizieremo con Dama di Picche, Overture di Franz von Suppé. Questa overture è una delle pagine più belle e famose di Suppé. Al di là del puro piacere dell'ascolto, uno dei motivi di maggior interesse di questo splendido brano è costituito dalla possibilità di ascoltare la musica di un periodo viennese, contraddistinto per brio ed aristocrazia e leggerezza. Sebbene la Dama di Picche di Suppé conti appena 9 numeri, ascoltandola è possibile farsi un'idea molto precisa delle grandi risorse musicali su cui poteva contare la ancora giovane operetta viennese e della sua capacità di assorbire e sintetizzare gli elementi salienti di tutti i generi che nel corso degli anni avevano trovato fortuna nella capitale asburgica. Nel capolavoro di Suppé è possibile notare diversi tratti tipici del grande melodramma italiano, con Verdi e Donizetti in prima fila, ai quali si aggiungono alcune suggestioni schubertiane. Ed è proprio questo riuscitissimo mix di sentimentalismo italiano e viennese a rendere. Il secondo brano sarà Scena e Walzer dal Lago dei Cigni, che è uno dei più famosi e acclamati balletti del XIX secolo, musicato da Piotr Ilyich Čajkovskij. La prima rappresentazione ebbe luogo al Teatro del Bolshoi di Mosca il 20 febbraio 1877. 4 marzo secondo il loro calendario gregoriano, con la coreografia di Julius Wenzel Reisinger. La trama del balletto, modellata su diverse fiabe popolari russe e tedesche, si svolge in Germania e narra la triste storia d'amore fra il principe Siegfried e la bella principessa Odette, trasformata in cigno da un maleficio del perfido stregone Rothbard. Questa sera vedremo i primi 2 movimenti, la scena di introduzione ed il celebre valzer in chiave moderna. Il terzo brano sarà la danza slava numero 8 di Antonin Dvorak. Le danze slave sono una serie di 16 pezzi per orchestra composti da Antonin Dvorak nel 1878 e pubblicati in 2 parti come opera 46 ed opera 72. Inizialmente furono scritte per pianoforte a 4 mani.
L'ispirazione delle danze slave gli venne dalle danze ungheresi di Johannes Brahms e furono orchestrate sotto la richiesta dell'editore di Dvorak subito dopo la loro composizione. I pezzi fortemente nazionalistici furono ben accolti a quel tempo ed oggi sono tra i pezzi più famosi del compositore ceco. Questa sera ascolteremo la numero 8, ricca di spunti popolari e ritmi incalzanti, che si alternano ad un tema mansueto che ricorda le meravigliose melodie che ritroveremo nelle grandi sinfonie da lui in seguito composte. Adesso è venuto il momento che aspettavamo tutti, quello di lasciare spazio alla musica e alle coreografie originali a cura di Alessandra Zaninatti. Dirige l'orchestra il maestro Matteo Bariani.
Thank you.
Thank you.
Eccoci alla seconda parte del concerto. Inizieremo con Il Bolero di Maurice Ravel. È una composizione del 1928 che Maurice Ravel volle scrivere per la danzatrice Ida Rubinstein ed il suo corpo di ballo. La prima esecuzione avvenne nell'ottobre del 1928 presso l'Opéra de Paris e, nonostante l'audace struttura, ebbe un buon successo che crebbe negli anni fino a portare il brano tra i più celebri dei lavori di Ravel. Si tratta di un'unica struttura dove si alternano due temi, entrambi affidati ai solisti dell'orchestra, che sopra un ritmo ostinato del tamburo rullante effettuano un graduale crescendo fino al fortissimo finale. Poi avremo l'occasione di ascoltare Nimrod da Enigma, variazioni di Elgar. Questo meraviglioso brano si colloca entro una grande composizione di Edward Elgar dal titolo Enigma Variazioni, composta nel 1889. Si tratta della nona variazione, chiamata appunto Nimrod, di carattere mesto e solenne, spesso adattata per coro misto con il nome di Lux Eterna. Successivamente sarà il turno di America, brano da West Side Story di Leonard Bernstein. Forse il brano più iconografico del musical di Bernstein, che narra delle fantasticherie di un gruppo di giovani che pensano di vivere una vita diversa, agiata e spensierata in un mondo di danza e musica. Dopo sarà il turno di Danzon numero 2 di Arturo Márquez. Questa è una composizione orchestrale del compositore messicano Arturo Márquez ed è uno dei brani orchestrali messicani più popolari e più frequentemente eseguiti tra le composizioni di musica classica contemporanea. È diventata molto popolare in tutto il mondo quando è stata inclusa da Gustavo Dudamel, direttore dell'Orchestra Simón Bolívar del Venezuela, nel programma del 2007 per il tour americano ed europeo. Scritto per orchestra, il brano include assoli per clarinetto, oboe, pianoforte, violino, corno francese, tromba, flauto ed ottavino. Grazie all'arrangiamento di Oliver Nickel si è guadagnato un posto importante nella moderna letteratura delle orchestre del concerto. Vi lascio nuovamente la musica con le coreografie originali a cura di Alessandra Zaniratti. Dirige l'orchestra Matteo Bariani.
Thank you.
Mary. Bye on a crazy so nice. While look at us and they charge twice. I am a washing machine. What do you have to you keep clean? Blue in America, Cadillac su in America, in the sea blue in America, 12 in a row in America. Lots of new houses with more space, lots of the slime in our face. I get a tear of Superman, that you get rid of your accent. You can be proud in America, if you can find in America. Life is a red in America, if you're a white in America. Sunshine shoes. Everything come in America. Organized crime in America. Terrible time in America. You forget I'm in America.
Per il prossimo brano vorrei dare la parola al maestro Matteo Bariani. Te lo porto qua. Grazie. Non me l'aspettavo. Allora, nulla, siamo arrivati al termine di questo esperimento, perché di questo si tratta. Come avete visto ormai stiamo continuando con l'aiuto del Comune che ci permette di fare tante cose, con l'aiuto di tutte le persone dell'Accademia che si immollano per
per questo importante e ambizioso progetto che è l'orchestra, e nel tempo stiamo maturando, insomma, stiamo cercando di proporre cose diverse, stiamo cercando di inventarci un po' di, come dire, esperienze diverse. Quest'anno, anche d'accordo con col sindaco, siamo arrivati alla conclusione che questo potrebbe essere un piccolo seme che, come dire, gettiamo nella terra, e spero, se vi è piaciuto, se è piaciuto, se è una cosa che funziona, di portarlo avanti negli anni come concerto dedicato sia alla musica sia alla danza. Io devo ringraziare veramente tanto la Alessandra Zaniratti, che è stata veramente bravissima a lavorare con questi altrettanto giovani ragazzi, perché di questo si tratta. L'età media è veramente bassa in generale, quindi di questo siamo molto contenti, perché la volontà e la direzione di tutti noi è quella di lavorare principalmente per i giovani. Il progetto orchestra, giovane orchestra appunto, si tratta di questo, di lavorare con i giovani. Ora, non vorrei dilungarmi, vi facciamo ascoltare l'ultimo brano. Era fuori programma, dovevo parlare dopo, ma va bene lo stesso, non è un problema, le cose sono sempre quelle da dire, o prima o dopo è lo stesso. Vi faremo ascoltare come ultimo brano un valzer di un compositore russo, Dmitri Shostakovich, famoso non certo per musiche molto allegre, siccome ha operato mediamente sotto gli anni del regime e delle guerre mondiali, della seconda guerra mondiale. Ha scritto delle sinfonie meravigliose, complessissime, veramente portando dentro di sé tutto quel dolore che erano quegli anni. Qua invece è completamente un'altra cosa, qua è un brano molto più rilassato, molto più, se vogliamo, un pochino più allegro, e è un brano che normalmente viene eseguito in una suite che si chiama Jazz Suite. Ora, di jazz ha veramente pochissimo questo pezzo, però solamente il fatto che aveva ideato nell'orchestra i sassofoni, che allora non era usuale, perché i sassofoni in orchestra non suonavano praticamente mai. Esatto, vediamo la diapositiva dei sassofoni. Invece lui ha deciso di, ma sì, facciamo uno strappo alla regola e ci sono i sassofoni, per cui la chiamiamo Jazz Suite. Ecco, se avesse messo la chitarra elettrica l'avrebbe chiamata Rock Suite, probabilmente, non lo so, però questo non ho il numero di Shostakovich con me, quindi non posso chiederlo. Quindi vi faremo ascoltare questo valzer, e se avete piacere faremo poi un pezzino. Speriamo che il concerto sia stato di vostro gradimento. Un grandissimo applauso va a tutti questi meravigliosi ragazzi, ma li facciamo dopo, quando chiederete il bis a squarciagola, ok? Voglio che partano le corde vocali, mi raccomando, perché veramente il lavoro è stato veramente importantissimo. Chiudendo, poi ringrazierò alla fine altre, chiaramente, componenti del progetto. Adesso vi faremo ascoltare questo buzzer. Niente, ci aggiorniamo fra 6 minuti circa.
Voce. Non c'è no. Dicono, ecco. Prima di, tanto che aspettiamo qualche istante che le ragazze si vestono, vi faremo riascoltare forse il brano dove erano coinvolti tutti. Io devo ringraziare tanto anche i nostri due ospiti di questa sera che sono Angelica Brocato e Giorgio Ratto, che ci hanno accompagnato per questa avventura, entrambi validissimi musicisti, docenti di accademia e altro, quindi due talenti nostrani che ci portiamo avanti con orgoglio. Io volevo dedicare questo brano, ma in realtà lo voglio dedicare una volta fatto, volevo dedicare questo valzer a un amico carissimo che in questo momento non si trova in situazioni positive, è stato un nostro orchestrale che non è stato bene proprio poco prima dell'esecuzione di quest'ultimo brano. Ora so che pian pianino la ripresa sarà lunga, ma insomma siamo tutti chiaramente molto vicini e speriamo veramente che possa riprendere la sua vita da musicista qual è, strepitoso peraltro. Quindi gli facciamo tanti 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 auguri a Franco Merlo. Detto questo, ci vedremo qua il 27 per l'ultimo concerto nostro della stagione, poi facciamo un mesetto di riposo per riprendere il prossimo anno. Quest'anno abbiamo organizzato 30 concerti come Accademia, quindi è stato un anno veramente ambizioso. L'anno prossimo saranno almeno 700-800, quindi aspettatevi veramente una stagione ricchissima di concerti. Insomma, ci vuole il tempo, bisogna anche, come dico sempre, educare anche il pubblico a queste bellezze, perché non sono molto, come dire, contestualizzate forse quei tempi in cui viviamo, però dobbiamo tenere duro, perché il rapporto pubblico-orchestra, vedete che di età è pazzesco, perché un'orchestra con una media bassissima, un pubblico generalmente un po' più, diciamo, sindaco, a un pochino più avanti, non tantissimo, ma ok. Quindi dobbiamo cercare di trovare quella via di mezzo che, come dire, anche i ragazzi imparino ad amare la musica, non che passino direttamente a farla. È importante farla, ma è importante anche ascoltarla, perché poi tante volte magari non si comprende, non si arriva fino in fondo a capire quale sia il significato e la potenza espressiva di quello che facciamo, ok? Invece secondo me deve essere una cosa aperta a tutti, non solamente ai pochi eletti, quelli che ce l'hanno nel DNA, i Jedi cosiddetti. Noi siamo dei Jedi, ragazzi, ok? Ci manca la spada laser. Beh, in realtà i violini hanno l'archetto e le viole, gli archi non laser, perché sennò comprerebbero uno strumento al minuto, quindi è meglio che sia di crin, assolutamente. E il 27 eseguiremo i Carmina Burana, sapete che è una grandissima cantata in stile medievale per grandissima orchestra e doppio coro, eccetera. Saremo circa 160-170 musicisti, ok? La mia massima ambizione sarebbe vedere più pubblico che musicisti, ok? Questa sarebbe una grandissima ambizione. Di sicuro i Carmina chiamano molto pubblico perché un brano veramente forte, l'abbiamo già eseguito, vi ricordate forse chi c'è stato qualche anno fa, ben due volte con l'Accademia. Ecco, quindi questo è un appuntamento importante, avremo veramente 170 artisti, tre solisti, coro voci bianche, grande orchestra, insomma, la facciamo chiudiamo veramente coi fuochi d'artificio, poi ripeto, le fatiche si assesteranno un attimo durante il periodo di agosto. Detto questo, posso far partire il bis e vi auguro una ottima serata, una ottima estate, villeggiatura, chi può, e nulla, grazie di essere comunque venuti, per noi è veramente importante, grazie, grazie.
the money owing. And the baby's crying, and the people trying. I like the island Manhattan. I know you do it. Smoke on your pipe. Small feet, America. Bayon of Clary so nice. Well, the kid, I send the church twice. I am a washing machine. What do you have to do? Clip clear. Do it, America. Can you let's do it, America? Industry blue in America. 12 in a row in America. For space. Lots of those slamming on our face. I get a terrace apartment. That you can read of your accent. Let me be bright in America. If you can fight in America. Life is a ride in America. If you're white in America. Shine shoes. Everything crime in America. Organ is crime in America. Terrible time in America. You forget I'm in America. Un grandissimissimissimo applauso al corpo di ballo IDEM, Alessandra Zaniratti, direttrice artistica e coreografa e ballerina in attività. Grazie a tutti, buonanotte a tutti. Ecco, devo ringraziare tanto Madi Service, che è colui che ha realizzato l'amplificazione luce e l'amplificazione audio, quindi grazie, ormai i nostri fonici da sempre, da quando l'orchestra è nata. Grazie a tutti, buona serata.